Buonasera, ci ritroviamo qui a presentare questi tre baldi giovani. Sulla mia destra c'è Roberto Crivello, che arriva dal Frosinone, siciliano come me. Sulla mia sinistra Marco Crimi, siciliano pure lui, che arriva dall'Entella come me. Ho avuto la disgrazia di averlo pure come giocatore, perché mi farà fare brutta figura. E poi Bida, perché io lo pronuncio male, gli dico Bida, Sofì, va bene come nome, che è del Marocco e si avvicina a noi. Per cui, sì, eccoli qua. Siamo orgogliosi, fieri di averli portati alla Spezia, perché sono degli ottimi giocatori, degli ottimi professionisti. Crivello è un giocatore che ha lavorato con Mister Marino, è uno abituato a vincere. Negli ultimi 4 anni due campionati ha vinto, gli ultimi cinque ha vinto 3, per cui il mister dice lo dobbiamo prendere per forza, perché è un vincente, e allora l'abbiamo convinto a venire a Spezia, e lui è orgoglioso di essere venuto a Spezia. Marco pure lui l'ha vinto qualche campionato, però deve ritornare il Marco che conoscevo io, e lui lo sa questo qua. E Sofì pure, hai vinto i campionati tu? C'è sempre la prima volta, no? Se no, se faccio qualche battuta, dai, se no qua siamo sempre seri, è un po' di qualche battuta ci vuole, dai. Niente, io lascio la parola a voi, così se avete delle domande da fare a loro principalmente. Bene, direi che partiamo dalla nostra sinistra, da Roberto Crivello. Ecco, lasciare, no, una squadra in Serie A è sempre un pochino difficile, nel senso che, come hai detto bene tu, hai vinto tanto col Frosinone, quindi certamente non è facile, però insomma il direttore ti ha convinto a venire allo Spezia. Buonasera a tutti, innanzitutto lasciare Frosinone prima o poi doveva succedere. L'ho lasciato da vincente, quindi quando avevo capito che non rientravo più nelle europeane, avevo detto al procuratore di guardarsi intorno, e quando mi ha detto che c'era l'opportunità di venire qui, ho detto subito di firmare. Passiamo a Marco Crimi. Come dice Guido, vuole rivederti il giocatore dei tempi, almeno dei tempi passati, non so, io insomma l'anno scorso secondo me hai fatto bene, perché hai giocato tantissime partite all'Entella, quindi insomma dal punto di vista almeno delle presenze è andato tutto bene. Cosa ti senti di dire insomma in questa tua nuova avventura con lo Spezia? Innanzitutto buonasera, sono contento di essere qui, perché purtroppo l'anno scorso è stata una stagione sia dal punto di vista di squadra che personale fallimentare, perché una retrocessione comunque è una brutta macchia. Senz'altro ho tanta voglia di riscattarmi e ringrazio lo Spezia per avermi dato la possibilità. A Bidawi invece chiedo, la tua stagione migliore forse è stata a Crotone, quando hai giocato quasi tutte le partite, no? Qualche anno fa, o almeno penso io, lì ti avevo visto veramente molto bene, comunque anche l'anno scorso hai messo in difficoltà lo Spezia con la maglia dell'Avellino. Sì, è vero che a Crotone ho giocato un po' di più, ma anche all'Avellino l'anno scorso avevo giocato 25 partite, ho avuto qualche infortunio piccolo, ma comunque ho fatto gol e assist. Senti, a Crivello volevo chiedere un attimino il discorso dell'allenatore Marino, insomma, hai sposato questo progetto anche per i tuoi tre scorsi con lui? Sì, sicuramente il mister lo conosco bene, avendolo avuto a Frosinone, la carriera parla per lui, è un ottimo allenatore, mi adatto bene alle sue caratteristiche, quindi anche il mister è stato importante per la mia scelta.
chiederti, mi pare che negli ultimi anni tu abbia giocato molto nel ruolo di mezzala, però mi pare che andando più indietro nel tempo tu abbia giocato anche al centro della mediana, come al vertice basso, e poi anche hai interpretato anche all'occorrenza anche il ruolo di terzino destro? Quando c'era di bisogno mi sono sempre messo a disposizione, però quando c'è stato di bisogno mi sono sempre messo a disposizione. Però senza dubbio il ruolo è la mezzala, gli altri li facevo per, giusto per coprire qualche esigenza. No, qualche manco. Per esigenza. Per esigenza, sì. Ok, Abidawi, volevo chiedere se a inizio mercato ti avevano cercato anche altre squadre, anche il Verona, eri sulla breccia anche per altre squadre di vertice. Sì, aveva altre opportunità, anche il Benevento era interessato. Ma io volevo vedere prima l'Avellino, perché non sappiamo ancora se era pavimento o no. Sufiane, riparto dall'Avellino, perché è stata un po' una pagina brutta, no, del nostro calcio. La Serie B ha perso anche questa squadra dopo Bari e Cesena. Ti chiedo come avete affrontato questa situazione difficile, visto che, se non ricordo male, c'era stata anche l'amichevole con la Roma, pareggiata 1-1, in cui non sapevate ancora quello che sarebbe stato il vostro destino, e appunto ti chiedo com'è purtroppo vivere una pagina così. Sì, era un peccato, perché noi non sappiamo niente, loro dicono che tutto è a posto e noi dobbiamo allenare così, non sapevo se loro fanno fallimento o no. Era difficile. Una domanda per Marco invece, innanzitutto benvenuto, e poi ti chiedo, a differenza dei tuoi due nuovi compagni, sei stato l'unico a giocare con la SPAL in Coppa Italia, seppur non per tanti minuti. La vedi cresciuta la squadra rispetto a quella partita in cui comunque lo Spezia, anche in considerazione, ad esempio Galabino lo diceva l'altro giorno, forse avrebbe meritato anche qualcosa in più rispetto allo 0-1 che poi ha eliminato gli Aquilotti dalla Coppa Italia? Sicuramente le azioni sono state più a favore nostro che rispetto a quelle per la SPAL. Soprattutto il primo tempo meritavamo qualcosa in più a differenza loro. Ma adesso sicuramente siamo un po' ancora non proprio al 100%, perché è arrivato adesso Pida, Andre, anche Robby purtroppo è stato poco bene, quindi ancora non abbiamo ancora ben chiari i meccanismi. Però diciamo che il mister si fa capire. Sicuramente in poco tempo riusciremo a dare il massimo. Una domanda invece per Roberto, visto che insomma sei siciliano di Palermo, no? Se non sbaglio, sì. L'anno scorso quel match col Frosinone ha lasciato parecchio segno, parecchi strascichi, alla fine è andata bene comunque per voi che siete stati promossi in Serie A. Ti chiedo un po' un ricordo di quella partita e un ricordo anche delle ultime sfide con lo Spezia, visto che anche lì c'erano state un po' di polemiche. Ricordo il gol di Granoci ad esempio, che era entrato ma non è stato concesso, anche un gol annullato nella gara di andata al Picco. Insomma, erano state due sfide un po' particolari che ricordo hai di affrontare lo Spezia all'avversario. Ah, mi ricordo solo che quando giocavo qui era sempre una partita tesa, che il pubblico si faceva sentire, non ci ho mai vinto in questo stadio. E invece la partita col Palermo è stata una partita molto molto tesa. Sono stati episodi a farci vincere quella finale. È stata una grande emozione, una grande soddisfazione, tralasciando tutto il resto. Chiedo a te Guido, tanto se no diventiamo ripetitivi. Senti, io ritengo l'arrivo di Bidawi appena sotto quello di Galabinov, cioè se andiamo a vedere le caratteristiche tecniche del giocatore da inserire in una squadra, diciamo che è un giocatore di caratura alta, ecco, forse ha ottenuto meno di quello che è riuscito a dare in questo momento, tant'è vero che c'erano squadre di grossa portata e di grande prospettiva che lo volevano. Il problema secondo me degli esterni può essere legato alle condizioni più o meno, ecco, se magari si sapesse qualcosa anche di Mastino, che possono farvi muovere o meno sul mercato, ma andando allo specifico di quelli che sono seduti vicino a te, c'è Crimi che sposta un po' gli equilibri nel mezzo, perché comunque sia un pezzo da 90 esce,
perché sono quattro giocatori di esperienza, di categoria, di vaglio, però uno deve uscire. Ecco, come l'avete studiata questo centrocampo? Come, cioè Marino, che cosa hai in testa? Perché sono giocatori tutti diversi, diciamo, che sono tutti adattabili. Ecco, paradossalmente potrebbero giocare anche tutti e quattro, ecco, ma non è nella testa del 4-3. Questa è una bella domanda. Prima di tutto dico, come vuole giocare, questo è un problema del mister, non è un problema mio, perché è responsabile lui. Però il mercato l'avete tarato sulla squadra. Io penso che quando noi abbiamo, dico noi, dico società, allenatore e direttore, siamo partiti dicendo che vogliamo attraversare un percorso, e il percorso va principalmente sulla squadra, sui giocatori. Tu hai detto quattro, io direi che ce ne stanno altri due centrocampisti che sono pure bravi, con meno magari esperienza, perché c'è Maggiore a Campora, sono giocatori bravi per la categoria, insomma sono giocatori che l'hanno fatto e hanno dimostrato di starci. Poi diciamo abbiamo quattro giocatori potenzialmente titolari, però una squadra che ambisce a crescere, a fare bene, non può tenere solamente tre giocatori, specialmente a centrocampo, che è diciamo il fulcro della squadra, dove si sviluppa tutto nel bene e nel male, perché i centrocampisti devono saper difendere, devono saper impostare, per cui volevamo, e il mister voleva, un centrocampista in più, perché non sapevamo pure la storia di Maggiore come finiva, nel senso, perché Maggiore doveva andare via, poi non l'abbiamo dato via e abbiamo pittato per Marco Crimi, che è un giocatore secondo me nella categoria è uno dei migliori centrocampisti che c'è, perché è duttile, può fare mezzala destra, può fare la mezzala sinistra e in caso di esigenze, come ha detto lui, ha giocato pure in altri ruoli, per cui sarà poi il mister a decidere come farli giocare o chi fare giocare, insomma. Campionato è lungo, ci sarà spazio magari per tutti, e ripeto, poi abbiamo altri due centro, anzi pure tre, perché c'è pure Bastoni, che è un giocatore secondo me che ha delle buone qualità, e viene da un campionato a Trapani e, insomma, abbiamo un reparto secondo me buono, per cui siamo contenti di avere queste difficoltà. Penso poi la farete al mister questa domanda.